Ciao, sono GhostGog e in questo video andremo a vedere come violare Windows 10 con PowerShell Empire e ad effettuare privilege escalation per diventare admin e poi installare la persistenza. Iniziamo avviando il nostro listener. Useremo HTTP, chiediamo informazioni, andiamo ad impostare il nostro host. Ed eseguiamo. Ora generiamo una stringa da poter eseguire nella prompt dei comandi di Windows, nella macchina da violare. Copiamo la stringa, inseriamo in un file di testo. Andiamo ad aprirla nella nostra vittima, accedendo con il server di Python. Qui abbiamo la nostra stringa, la copiamo e la inseriamo in CMD. E così abbiamo il primo accesso a Windows 10. Ora dobbiamo andare ora dei privilegi, come diventare admin. Come vedete siamo utenti normali. Ora andremo a usare il modulo privilege escalation power up all checks che va a controllare ogni modo per diventare admin. Lo eseguiamo. E aspettiamo i risultati. Come vedete sulla macchina vittima non si vede niente.
Andiamo a controllare in cima, a vedere se l'utente è nel gruppo locale dei privilegi. Effettivamente lo è. Allora andiamo ad utilizzare bypass UAC. Torniamo sul menu principale dell'agente e scriviamo bypass UAC e poi il nostro listener. E ora aspettiamo. Se tutto va come dovrebbe arrivare una shell ad alta integrità. Interagiamo con la shell. Come vedete la stellina indica che è ad alta integrità. Andiamo a interagire. Siamo ancora utenti normali, però abbiamo l'alta integrità. Ora andremo a usare il modulo per persistenza. Al modulo elevated task dobbiamo impostare che ci ricontatti una volta effettuato il logon. Andiamo a impostare il nostro listener ed eseguiamo. Ci avverte che il modulo andrà a droppare dei file su disco. Ecco, abbiamo creato la nostra persistenza, proviamo a riavviare la macchina vittima. Ecco, andiamo ad effettuare il login. Torniamo su Empire, dovremmo ricevere la nostra shell come admin e essendo che è appena restartato, quindi persistente. Costerà PowerShell Empire con privilege escalation e persistenza su Kali. Io sono Ghostlog, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi.